Salve, mi chiamo Miriam Ragazzo e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Comparate presso l'Università degli Studi di Catania. È un grande onore per me poter partecipare al presente congresso. Il titolo del mio contributo è L'angelo del focolare, storia di donne dalla libertà sottratta, dunque incentrato sulla figura della donna e in particolar modo dell'angelo del focolare. La donna è stata spesso accostata ad elementi che l'hanno caratterizzata in vario modo. Gli stilnovisti le hanno donato delle ali per elevarsi e divenire donna angelo. Tuttavia, nel corso dei secoli, le ali l'hanno arricchita di molteplici connotazioni e l'hanno resa una creatura capace di volteggiare tra mondi di diversa natura, tra il mondo terrestre e quello celeste, tra il mondo umano e quello animale, trasformandola in un essere ibrido. Dunque, in questo percorso cercheremo di vedere insieme alcuni dei cambiamenti riguardanti la percezione della donna, partendo da opinioni e testi di uomini e donne appartenenti a epoche diverse. Intorno al IV secolo d.C., con i poeti del Dolce Stil Novo, la donna è divenuta un essere alato. Dante la definiva angiola giovanissima e ne cantava le virtù, poiché grazie al suo potere salvifico lei era in grado di allontanare l'uomo dalla vanità terrena. Tali caratteristiche si riscontrano appieno nella Vita Nuova, opera in cui lo scrittore, seguendo la scia dei trovatori cortesi provenzali, ha raccontato il suo innamoramento. La novità portata da Dante consiste nel legame che si intesse con la teologia, in quanto l'amore per la donna poteva essere considerato buono solo in relazione a quello rivolto a Dio, del quale lei era mediatrice. Un suo saluto innalzava moralmente colui che la guardava. Per tale ragione si può affermare che lei rappresentava il tramite per ascendere al regno dei cieli. Nonostante le ali siano tradizionalmente simbolo di libertà, a molte donne sono state tarpate, riducendo il loro spazio d'azione. Si passa quindi da un ambiente illimitato a uno chiuso e circoscritto, la casa. Dunque, se per gli stilnovisti la donna angelo incarnava l'unione tra il corpo celeste e quello terrestre, è di grande impatto notare quanto sia differente il significato di angelo del focolare. Sembra che le ali della fanciulla siano sparite e che venga chiamata angelo soltanto perché è colei che veglia sui membri della famiglia e che si dedica esclusivamente al loro benessere. Si tratta di un'espressione molto conosciuta che proviene dal titolo dell'opera di Coventry Patmore, The Angel in the House, in cui si definisce l'ideale femminile nel periodo vittoriano. La donna doveva dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle faccende domestiche, si occupava dell'istruzione dei figli e della cura del marito e della casa. Doveva essere innocente e pura, e il suo corpo andava protetto da qualsiasi forma di piacere, soprattutto sessuale. Inoltre, era necessario che fosse sempre ben coperta per non attirare gli sguardi indiscreti da parte degli uomini. Specialmente in passato, la donna è stata considerata diversa rispetto all'uomo. Secondo la teoria delle sfere separate, l'uomo è il soggetto influente. Gli si associano facilmente tratti come la possibilità di partecipare allo spazio pubblico e il fatto di avere un lavoro retribuito. È colui che detiene l'autorità all'interno del nucleo familiare e da cui dipende la donna. Al contrario, la donna si considera oggetto ininfluente, essere recluso nello spazio privato. A lei non è destinato il potere e lavora in casa senza ricevere alcun tipo di compenso economico. Esaminando il binomio uomo-donna, se l'uomo è colui che rappresentava la cultura, la donna era emblema della natura. Tale idea viene spiegata da Ángeles Cruzado Rodríguez, che afferma che durante l'Illuminismo l'uomo, ormai guidato dalla ragione, si è disfatto del desiderio e delle passioni. Al contrario, la donna, in qualità di rappresentante della natura, è divenuta protettrice dei sentimenti e delle emozioni. Tuttavia, ciò l'ha portata ad essere governata dall'altro sesso. Tale suddivisione riprende quella delineata da Fray Luis de León in La Perfecta Casada, un testo del 1583 che ha avuto grande diffusione poiché rappresentava il modello che la buona moglie doveva seguire. Attraverso le sue parole si evince qual è, secondo lui, la ragione per cui si debbano adoperare delle differenze tra i sessi. Le donne non hanno lo stesso livello di intelletto e di forza, dunque sono naturalmente inferiori e di conseguenza devono accontentarsi di ciò che hanno, in particolar modo della casa, che è il luogo che è stato assegnato loro da Dio. Inoltre, se l'uomo era colui al quale si attribuiva il diritto di parola, la donna doveva tacere. A tal proposito, Fray Luis de León scrive: Así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca.
Il binarismo di genere implica una sostanziale differenza tra uomo e donna. È da intendersi come una reale asimmetria che stabilisce una relazione gerarchica. Se graficamente si volesse rappresentare tale relazione tra i sessi, si potrebbe usare la figura della piramide, al cui vertice più alto risiederebbe l'uomo e la cui base sarebbe occupata dalla donna. Tra gli intellettuali del passato, parecchi hanno dimostrato di avere pareri piuttosto negativi nei confronti del sesso femminile. Lampante è il caso di Arthur Schopenhauer, che credeva che la donna fosse di cruciale importanza per la gravidanza e che la sua missione si esaurisse nella propagazione del genere umano. Egli vedeva le fanciulle come delle eterne bambine, che sfruttano la propria bellezza per attrarre un potenziale marito. In poche parole, una donna poteva essere quasi paragonabile a una Venere di Botticelli, ma con le abilità seduttive delle sirene, poiché tenta gli uomini. Egli usa l'espressione sexus sequior, il secondo sesso, poiché era convinto che la donna fosse un essere subordinato. Al contrario, la scrittrice francese Simone de Beauvoir, a metà del XX secolo, usa la medesima espressione, le deuxième sexe, come titolo della sua opera, per definire uno spazio totalmente nuovo per le donne. Anche Hegel ragionava a proposito del sesso femminile con delle opinioni così forti da provocare l'invettiva di autrici come Carla Lonzi, che nel 1970 dà alle stampe un saggio intitolato Sputiamo su Hegel. Hegel ritiene la donna ferma in uno stadio tale che un uomo preferirebbe non essere mai nato se dovesse considerarlo per se stesso. Tra le varie informazioni del testo è possibile mettere in evidenza un confronto tra l'uomo, la donna e il servo. Come afferma la scrittrice, il filosofo si schiera contro l'oppressione del servo, ma non dà la stessa opportunità di affrancamento al sesso femminile. Nonostante nella maggior parte dei casi l'atteggiamento misogino si attribuisca agli uomini, ci sono state donne fortemente convinte che fosse corretto indottrinarne altre affinché assumessero un comportamento consono con quello che ci si aspettava dal sesso femminile. Un chiaro esempio di donna ben inserita nel contesto politico è rappresentato da Pilar Primo de Rivera, figlia del dittatore Miguel Primo de Rivera. A lei si deve la fondazione della Sección Femenina della Falange, che si occupava dell'educazione delle donne a degli ideali ben definiti. La donna non poteva nemmeno desiderare l'emancipazione, al contrario, piuttosto che un soggetto, era considerata un corpo riproduttivo. Disgraziatamente, tale mentalità è durata a lungo ed è stata addirittura rafforzata durante la dittatura di Franco. Dal punto di vista letterario, tale aspetto è messo in evidenza dalle opinioni veicolate attraverso gli scritti di Fernán Caballero, pseudonimo maschile scelto dall'autrice Cecilia Boldefaver. Ne è un esempio La Gaviota. È un testo di cruciale importanza, in cui mostra di essere favorevole all'idea che fosse corretto che il sesso femminile appartenesse all'ambiente domestico e che il suo ruolo si espletasse nel divenire un perfetto esemplare di angelo del focolare. Benché in prima istanza possa sembrare che la scrittrice si sia semplicemente limitata a copiare la realtà, come accade in una tipica novella de costumbres, in realtà l'opera presenta una chiara intenzione edificante. La considerazione della donna è di cruciale importanza. Attraverso una metodologia contrastiva si mettono a paragone due modelli femminili opposti. La prima donna è Leonor, definita duchessa. Segue perfettamente il modello di angelo del focolare e lo incarna in tutte le sue sfaccettature. È un buon esempio di figlia, moglie e madre. Leonor occupa lo spazio domestico ed è stata educata nello spirito della somma devozione, come è reso evidente dagli aggettivi sumisa, abnegata e consacrata. È poco interessata ai piaceri mondani e considera l'adulterio quasi alla stregua dell'assassinio. Inoltre, la duchessa viene descritta come hija, amiga, madre e sposa, termini che rimandano a delle relazioni sociali, pertanto viene immaginata come un essere funzionale a un sistema che non ne riconosce la soggettività e la immagina solo in rapporto a qualcun altro. Nonostante ciò, si enfatizza il fatto che queste siano le caratteristiche corrette da seguire, visto che in questo modo si è ben viste dalla società, elogiate dai poeti e soprattutto amate da Dio.
Di grande importanza è anche l'informazione fornita riguardo alla lettura. Il fatto che Leonor legga poco e mai romanzi è un aspetto interessante. Solitamente nella letteratura romanzesca si raccontano storie d'amore, di passione, di tradimento, che potrebbero far nascere in chi legge desideri proibiti, come nel caso della protagonista di Madame Bovary di Flaubert. Emma legge vari romanzi e molti attribuiscono a questa attitudine il suo essere adultera. Lo stesso Nabokov commenta a proposito degli effetti negativi che può provocare la lettura di un romanzo, dichiarando che la fanciulla potrebbe essere portata ad emulare un comportamento sbagliato. D'altro canto, la protagonista è una donna molto diversa. La giovane si chiama Maria e viene introdotta nel testo in una maniera molto singolare da un altro personaggio, Momo. In primo luogo viene presentata in relazione al padre, dunque un uomo. Subito dopo, tramite l'uso di due appellativi, gaviota, ovvero gabbiana, con cui sembra quasi perdere la condizione di essere umano per essere assimilata all'animale, e Marisalada. Nel testo viene fornita una spiegazione che dia credito all'uso dell'appellativo gaviota, ha le gambe lunghe, vive sia in acqua che in terra e per finire canta e grida come i gabbiani. Oltretutto, anche da un punto di vista spaziale, viene collegata a un luogo della natura che rientra maggiormente nella sfera dell'animale piuttosto che dell'umano. La fanciulla viene di nuovo adornata delle sue ali, ma questa volta assumono una connotazione negativa, in quanto rappresentano l'elemento che decreta l'avvenuto processo di animalizzazione. Chiaramente, questa trasformazione in ibrido fa parte di un progetto narrativo che ha lo scopo di creare, sin dall'inizio, una sorta di disaffezione nei suoi confronti. La mujer, hija mía, o es de Dios o es del hombre, si no, no cumple con su vocación, ni con la de arriba ni con la de abajo. Pues, ¿qué quiere usted, señora? No tengo vocación ni para casada ni para monja. Pues, hija, repuso la tía María. Sarà tu vocazione la della mula. Nel romanzo si affronta anche la tematica dell'educazione delle fanciulle. In questo scambio di battute, con un altro personaggio, tia Maria, la protagonista dichiara di non voler prendere marito e afferma di non voler nemmeno intraprendere la vita monastica. Marisalada stona completamente con lo stereotipo di donna casta e virtuosa vigente nella società del tempo. Anche l'uso della parola mula sottolinea nuovamente l'animalizzazione di colei che si oppone al paradigma sociale operante. Nel testo si dice che le donne non possono avere successo in ambito scientifico o artistico. In questo modo si perpetua l'idea di Fray Luis de León, secondo il quale la donna non è dotata delle stesse capacità intellettive dell'uomo, pertanto poteva e doveva essere educata solo alla dottrina cristiana e al cucito. La gaviota è un personaggio che rifiuta il modello egemone di femminilità, dunque produce disordine nei ruoli in quanto ambisce ad avere successo come cantante. Con la gaviota, Fernán Caballero difende e supporta la teoria delle due sfere separate e rimarca l'idea che la donna debba incarnare l'angelo del focolare. Per rendere il romanzo ancora più incisivo a livello morale, Caballero ha punito la protagonista per il suo tentativo di abbandonare il mondo dell'ordine. Dopo aver lasciato il luogo d'origine, la gaviota vi farà ritorno senza voce. Si tratta di una morte simbolica che potrebbe essere interpretata come il decesso di Marisalada e la rinascita di Maria, una donna che non può più sottrarsi al destino del suo sesso. Al tempo, Caballero non era la sola sostenitrice di questo modo di pensare. Anche coloro che si definiscono escritoras isabelinas si sono fatte promotrici di questi ideali. Tra le principali rappresentanti emerge Maria del Pilar Sinués de Marco, scrittrice dell'opera El Ángel del Hogar, obra moral y recreativa dedicada a la mujer. Quest'opera, scritta nel 1857, ha poi fornito i materiali per elaborare il modello femminile operante non solo nel XIX secolo, ma anche in periodi successivi. El Ángel del Hogar è anche il titolo di una rivista di cui lei è stata fondatrice e redattrice e in cui si replicavano contenuti simili a quelli proposti nelle opere in volume. La rivista era diretta prevalentemente alle donne del XIX secolo e insieme a lei vi scrivevano altre escritoras de la domesticidad che hanno prodotto scritti di carattere pedagogico formando il canon isabelino. Da questi testi emerge una preoccupazione per la formazione della donna e in particolar modo per la sua educazione morale. Se ammaestrata una donna è più facile da controllare, dunque è necessario fare in modo che la donna possa riconquistare la libertà personale,
A tal proposito, Virginia Woolf fornisce la chiave di successo per liberarsi definitivamente dell'angelo del focolare. Lei stessa afferma che è molto difficile gestire questa presenza che immagina come una sorta di fantasma e dichiara di sentirne l'influenza soprattutto quando scrive. Anche in questo caso si fa riferimento al fatto che la donna, secondo il modello di angelo del focolare, non può avere dei pensieri propri. E anche se li avesse, dovrebbe fingere il contrario. Ancora una volta si ribadisce che la donna deve mostrare un comportamento adeguato al proprio sesso. In passato la dipendenza della donna era soprattutto di tipo economico. Tuttavia, Virginia Woolf non aveva necessità di denaro. Pertanto, sentendosi libera di esprimere apertamente i propri pensieri, mostra la via del successo. L'intellettuale uccide questa presenza per autodifesa, per non essere uccisa a sua volta e per evitare di perdere definitivamente se stessa. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio soprattutto il comitato organizzativo del gruppo Escritoras y Escrituras per avermi dato l'opportunità di partecipare.